Allora, siamo pronti, caro Giampaolo, per questa giornata importante, molto importante. Facciamo un applauso agli amici della Croce Rossa che danno la vita per Montreal, per questa cosa più bella. I ringraziamenti più importanti oggi alle aziende che si sono unite e hanno fatto sì che avvenisse quello che sta avvenendo in questo momento. E ringrazio e prego di fare un applauso i fratelli Tricarico, la Trigrafica, ringrazio gli amici dello studio dentistico Vita al quale appartengo, gli amici della farmacia Zorbì che hanno raccolto, hanno aiutato, e gli amici Emanuele e tutti gli amici della Ludoteca Colibrì. Ringrazio per la partecipazione gli amici della Protezione Civile che sono qua, e è una giornata importante anche per loro perché insomma, la protezione di noi oggi insomma, riveste un ruolo molto importante, diciamo. Stessa divisa, uguale, scusate, diversa divisa ma uguale per tutti quelli che stanno. Bravo. Un ringraziamento particolare per la gentilezza perché ho trovato veramente un dirigente, un preside meraviglioso, il professore Calò, che è stato disponibile, aiutato, ha fatto le cose veramente. Io lo invito a venire qua per fare un saluto alla platea. Veramente spettacolare. Io sono qui per salutare e rivolgere il benvenuto a tutti quanti. Il mio merito in effetti è stato solo quello di aprire con la chiave e poi chiuderò. Il resto, il tema è importantissimo e sono felice che si tratti e condivido in pieno, diciamo, la finalità di questa cosa. Non ci metto lingua perché è troppo delicato, per cui buon lavoro a tutti, La lingua ce la mettono gli amici della lingua. Grazie. Invito anche la mia amica Emanuela, che lei ha sempre a che fare con i bambini, per metterci quella parola in più e ricalcare l'importanza di questa parola. Di questa splendida iniziativa non ho esitato veramente neanche un attimo per accettare perché oltre ad essere mamma, appunto lavoro ogni giorno da 10 anni con i bambini e quindi so quanto è importante sapere intervenire nel modo giusto nel momento in cui accade un incidente. Molto spesso sono proprio gli incidenti più banali quelli che possono risultare fatali, quindi nel momento di panico non siamo sempre lucidi, non abbiamo la calma per intervenire. E non sempre quello che la nostra logica ci detta è giusto. Quindi è importante essere qui per tutti noi, sia come genitori che come operatori, insegnanti, educatori, per apprendere da questo gruppo di esperti che si è messo a disposizione questo pomeriggio per appunto affrontare tutte le difficoltà, sperando sempre che non accada nulla. Questo è il nostro augurio. Comunque, grazie ancora e proseguiamo. Allora. Io chiudo il mio intervento e passo subito la parola a Giampaolo con una frase che ho trovato oggi e che mi è piaciuta tanto, Giampaolo. È di Charles Kingsley, che è un professore universitario, un churchman inglese, che dice: ci comportiamo come se il comfort e il lusso siano le cose più importanti della vita, quando in realtà per essere felici basta essere entusiasti di qualcosa. E noi siamo entusiasti di questa giornata. Grazie. Microfono in mano, vi prometto che non canto, però mi metto un angolo e salgo lassù. Allora, intanto la voce mia, chi sta nascosto dietro la colonna eventualmente, se vuole avvicinare c'è qualche altro posto avanti. Giampaolo, l'ultima cosa, io ringrazio il mio amico Maurizio di NC Live, un bel applauso e grazie di cuore. Che è venuto, ci ha pubblicizzato sul suo portale ed è stato gentilissimo. Quel signore che sta al centro con la macchina infernale, va bene. Allora, velocemente io, come al solito, inizio prima presentando la squadra che quest'oggi coadiuva, insomma, a questo evento, partendo dal direttore del corso, Salvatore Greco, oggi, anche se sto parlando io, Salvatore, prego. Tutti quanti, grazie, venite qui.
Vi dico subito che con Salvatore condividiamo anche un bel percorso, tutto sempre in, dobbiamo ricordarlo, così come anche gli amici della Protezione Civile, in modo completamente gratuito e volontariato, no? Con Salvatore ogni tanto abbiamo il piacere, essendo formatori nazionali, ad andare a formare istruttori in Italia, in giro per l'Italia, per fare sempre questo percorso qua, per fare sempre quante più lezioni interattive come queste in ogni parte insomma, di questo, no, di questo nostro paese. Con noi oggi anche Raffaele Pinto, detto anche Ciccio, Francesco Ruggero, Andrea Conte, Alessia Miglietta, Antimo Pinvestro, anche lui istruttore di area pediatrica, ma anche Scarascia Diana, Anna che è stata quella parte, e il mio tecnico personale di fiducia. Senza di lui il 50% di queste lezioni non potevano esserci. Va bene, grazie. Vi rivedremo subito dopo, perché cosa facciamo? Adesso vi faccio vedere qualche cosa. Sicuramente c'è la Croce Rossa, non vi preoccupate. Sorridiamo un poco ogni tanto, permettetemi anche qualche battuta un po' fuori schema, però l'argomento che oggi tratteremo è un po' particolare, a volte un pochettino anche pesante, perciò un poco di colore ogni tanto ce lo mettiamo lo stesso. Allora, intanto veramente grazie a tutti voi che siete qui, grazie a questo tempo che state dedicando sicuramente, che ne so, forse ai vostri bambini o magari ai bambini della vostra cerchia familiare o i bambini che accudite perché lo fate per lavoro, insomma veramente grazie, grazie. Allora, Croce Rossa Italiana, lezione interattiva su quelle che sono le manovre di risoscrizione pediatrica, no? Come dice qua, questo non è un corso, è un viaggio, e subito vi sparo una bella simpatica fotografia, no? Bella colorata, perché incominciamo a dirvi la motivazione per cui noi stiamo in giro, no? Noi istruttori giriamo per in tondo e in largo, no? Perché l'apprendimento è origine da una stimolazione sensoriale, voi la vista, il tatto, l'udito, no? E incominciamo a dire che il 10% di ciò che viene letto rimane nella nostra testa, magari qualcuno riesce anche a noi, il 20, no? Per delle capacità personali, passando dal 30 di ciò che viene visto, no? Rimane più impresso, no? Va bene, un film che non un libro che andiamo a leggere, fino ad arrivare all'80-90% di ciò che viene letto, visto, udito e provato. Perché noi vi invitiamo alla fine di questa lezione di provare con noi quello che vedrete fra un poco, le manovre di risoscrizione pediatrica, grazie anche agli istruttori che sono qua per voi e ai manichini che abbiamo portato insieme a noi. Parliamo di qualche cosa che accade ovunque. Ho messo l'Italia, avrei potuto mettere l'Europa, il mondo intero. Accade in ogni ceto, in ogni fascia sociale. Accade ovunque, nelle baraccopoli, nelle grandi ville, nei quartieri popolari. E quello che noi ricordiamo, e ci piace ricordare, che genera quelli che noi definiamo i senza nome. Chi sono questi senza nome? A un uomo viene a mancare la propria compagna, no? La moglie, vedovo, a una donna, vedova, a un bambino, i genitori, orfano, a dei genitori che viene a mancare un bambino, non è stato coniato un termine, perché non ci sta, non esiste in natura. Fermateci a pensare, sono proprio i senza nome, questi genitori che rimangono senza bambini, con un grande dolore, no? Va bene, sopra, e non hanno un nome. E allora di cosa parliamo? Parliamo del fatto che chi conosce semplici, semplicissime regole, veramente semplici, può fare la differenza. Incominciamo con quello che può essere, no, una testimonianza. Io vi risparmio di andarla ad ascoltare perché sono tutte in voce, perché mi piace farvi vedere tante altre cose, ma questa è una mamma che ha partecipato a una lezione come voi, va bene? E ha saputo fare la differenza, ha salvato suo figlio, questo figlio qui, no, va bene, si vede un po' poco, adesso un po' fettino. Allora, magari Antimo rimane giù in mezzo e Andrea qua, così vediamo un po' tutti. Allora, dicevo, contestualizziamo un po' la scena. Allora, supponiamo di trovarci ad una festicciola, c'è un bambino, diamo un nome,
Onofrio, penso che non si chiama nessuno Onofrio, benissimo. Allora, c'è Onofrio, sta giocando con i suoi amichetti. Ad un certo punto ci accorgiamo che tossisce. Noi cosa facciamo? Non facciamo assolutamente nulla, perché sappiamo che la tosse non è altro che un'arma, una difesa che ciascuno di noi ha, quindi l'organismo ha, per autodifendersi. Quindi con un colpo di tosse, vedete, in questo modo io mi autodifendo, cioè cerco di espellere il corpo estraneo. Quindi la prima cosa da fare da parte nostra, che siamo i potenziali soccorritori, è innanzitutto valutare la scena. Dobbiamo far sì che l'ambiente sia sicuro. Sicuro perché Onofrio, abbiamo detto, si chiama Onofrio, Onofrio può aver giocato magari con delle biglie o con degli oggetti pericolosi, oppure avrà versato dei liquidi per terra. Quindi noi possiamo avvicinarci, inciampiamo, cadiamo, ci facciamo male, quindi noi, magari gli unici che conoscono in quel momento, in quella situazione, le manovre di disostruzione, non possiamo fare assolutamente nulla, quindi ci mette KO. Quindi la prima cosa da fare, l'ambiente deve essere sicuro. Quindi ambiente sicuro, ci avviciniamo a Onofrio e lo incitiamo a tossire. Su bambino, Onofrio, tossisci. Noi non facciamo assolutamente niente, quindi incitiamo solo il bambino a tossire. Quindi siamo in presenza, come diceva prima il collega, di un'ostruzione parziale, quindi c'è un po' un filo di aria che ancora circola nelle vie aeree. Ad un certo punto quindi può succedere, la situazione può migliorare o peggiorare. Migliora perché con la tosse si disostruisce da solo, oppure si va incontro ad una ostruzione totale, quindi il corpo estraneo si conficca per bene nelle vie aeree, e quindi da questo momento in poi c'è l'occlusione totale e quindi il bambino non respira più. I sintomi quali sono? I sintomi sono: il bambino non piange, non emette suoni, in più magari si sarà messe pure le mani al collo, perché questo è un segno inequivocabile che c'è qualcosa, no? Che non va bene, in più è diventato anche cianotico, bluastro in viso. Quindi questi sono i segni evidenti che si tratta di un'occlusione totale. Cosa facciamo noi? La prima cosa da fare è far allertare il 118. Magari se c'è qualcuno altro, quindi se c'è un parente, un altro genitore, si invita costui a chiamare il 118, e quindi si dice: tu chiama il 118 e di che c'è un bambino con difficoltà respiratorie. E iniziamo subito, senza titubare, iniziamo subito le manovre di disostruzione. Allora Andrea insieme al collega Antimo si sono messi nella cosiddetta posizione ad arciere, in ginocchio. Vedete, la gamba funge da piano di appoggio. Io appoggio il diaframma del bambino, però prima prendo il bambino, facciamo vedere come dalla posizione in piedi, vedete, io metto la mano sotto la mandibola del bambino e lo adagio sulla mia gamba, che è diventato un piano d'appoggio. Quindi lo adagio dalla parte del diaframma. Posizione declive, cosa significa? Significa che la bocca, quindi la testa del bambino, deve stare più giù rispetto al resto del corpo. Ed inizio ad effettuare 5 pacche interscapolari con via di fuga laterale. Laterale perché cercherò di non colpire la testa, perché la testa ovviamente è una parte molle, la parte centrale della testa non si è ancora chiusa, quindi eviterò di fargli male. Allora mettiamolo più declive, il bambino quindi con la testa più giù, e iniziamo ad effettuare 5 pacche. Allora 1, 2, 3, 4, 5. Allora qualcuno sta dicendo: ah, ma io lo sto dando forte, ho paura, casomai faccio male al bambino. Allora queste pacche servono per provocare quello che ho detto prima, la tosse artificiale. Quindi devo creare una pressione tale che mi consenta la fuoriuscita del corpo estraneo, quindi saranno adeguate alla corporatura del bambino. Ovviamente io non farò una carezza, quindi se faccio una carezza non ottengo il risultato sperato. Posso anche fare del male, indubbiamente, come qualcuno potrà pensare. Sì, posso far male, magari posso provocare la frattura di una costa, però sappiamo che tra i due mali ovviamente si decide di fare il meno male possibile comunque. Quindi una volta effettuate queste 5 pacche, ecco, dimenticavo di dirvi che se io ho effettuato in modo adeguato le pacche, si è stabilito che già dalla terza o quarta pacca il corpo estraneo potrebbe, e sottolineo potrebbe, fuoriuscire, quindi si ottiene la disostruzione.
altrimenti non demordo, vado avanti con un'altra manovra, quindi rimetto in piedi il bambino, io mi metto lateralmente, vedete Andrea e Antimo come si sono messi lateralmente rispetto al bambino, lascio la mano dalla mandibola, scopro il bambino, le braccia del soccorritore vanno sotto le braccia del bambino, e io avrò tolto la camicia o comunque la felpa, quello che ha, perché il pollice del soccorritore lo metteremo sullo sterno, sulla fine dello sterno, sul processo xifoideo, mentre l'indice lo posizionerò sull'ombelico. Quindi si è formata una C, vedete tutti, no? Da quella parte. Quindi si è formata una C. All'interno di questa C mi servirà per posizionare l'altra mia mano, destra, sinistra, indifferente. Chiuderò il pugno e imboscherò il pollice dentro il pugno e metterò il pugno nella C che si era formata con l'altra mano. Vedete? Noi stiamo per effettuare la cosiddetta manovra di Heimlich o manovra a cucchiaio, perché quando mangiamo la minestra dal basso andiamo verso l'alto, e così dobbiamo fare noi con questa manovra che vedremo tra poco, quindi dal basso verso l'alto, dall'esterno verso l'interno, quindi caudo craniale antero posteriore. Questa è una parolaccia, un termine tecnico. Noi diciamo semplicemente manovra di Heimlich o comunque manovra a cucchiaio. Allora iniziamo: 1, 2, 3, 4 e 5. Questa manovra anch'essa provocherà sempre la tosse artificiale. Ma se ciò non dovesse succedere, perché magari il corpo è conficcato giù nelle vie aeree, quindi non riusciamo, o può essere che non stiamo effettuando in modo corretto la manovra, noi andremo avanti continuando, quindi alternando queste compressioni alle pacche che abbiamo visto prima. Vedete, è molto più semplice farle che a dirle. Allora, ripetiamo: 1, 2, 3, 4, 5. E ripeterò ancora, qualora il corpo estraneo non fuoriesca, con le manovre precedenti, quindi la manovra di Heimlich. Allora, a questo punto possono succedere due cose. Allora, può succedere che il corpo estraneo venga espulso, quindi a questo punto io mi fermo. Mi fermo e vuol dire che sta respirando il bambino, quindi se respira io lo inciterò ancora una volta a tossire. Quindi Onofrio, tossisci, tossisci. Altrimenti andrò avanti fino a quando? Fino a quando il bambino non perde coscienza. Bambino incosciente, il bambino, comunque una persona incosciente, una persona che non ha più tonicità muscolare. Prima il bambino si agitava, quando facevo le manovre il bambino si agitava perché era cosciente, adesso non è più cosciente, come se fosse morto, come se fosse svenuto, però il battito cardiaco ancora c'è. Allora, cosa faccio in questo caso? In questo caso prendo il bambino, lo adagio su un piano rigido, quindi lo mettiamo qui per una questione di visibilità, quindi lo adagio su un piano rigido, e da questo momento in poi cambiano i protocolli. Prima abbiamo parlato, fino ad adesso abbiamo parlato della disostruzione, adesso parliamo di un altro protocollo, protocollo RCP, rianimazione cardiopolmonare. La prima cosa da fare in questa fase è allertare immediatamente il 118. Vi ricordate, prima abbiamo già allertato il 118, no? Era una chiamata generica, c'era un bambino con difficoltà respiratorie, quindi noi non sapevamo se la situazione stava per peggiorare o migliorava da sola. Adesso invece una chiamata obbligatoria che deve essere fatta, è l'unico momento in cui, se sono da solo, posso, sono autorizzato a lasciare il bambino da solo, non per un'ora per andare a fumare la sigaretta, questo no ovviamente, per pochi istanti posso lasciarlo e posso cercare un telefono dal quale può effettuare la chiamata. Altrimenti, se poi vedremo il lattante, mi porto il lattante con me ed effettuo la chiamata. Allora, chiamate immediatamente il 118, e che cosa si deve dire? Si deve dire che c'è un bambino in stato di incoscienza. Ovviamente ci manderanno l'ambulanza con il codice rosso, con il massimo della priorità, urgenza e emergenza, e ovviamente la chiamata abbiamo visto come si effettua, quindi è inutile ripeterlo. Comunque si dice chi sta chiamando, il luogo dal quale si sta chiamando, il numero di telefono dal quale si sta chiamando e la patologia, quante persone sono coinvolte, in questo caso bambino in stato di incoscienza. Va bene? Tutto chiaro fin qua? Perfetto. Da questo momento in poi quindi parte il codice
RCP, quindi BLS, respirazione cardiopolmonare. In che cosa consiste? Allora, nel bambino la prima cosa da effettuare è posizionare la posizione della testa. Allora si prende, come sta facendo vedere Andrea e sicuramente anche Antimo perché qui non lo vedo, allora con la mano sinistra, in questo caso sinistra o destra indifferente, prendo la testa, quindi mano sulla fronte, ed effettuo una modica estensione della testa. Cosa significa? Significa che, fai vedere Andrea, mano sulla fronte e l'altra mano libera con due dita, metto sotto il mento, effettuo una modica estensione, porto la testa all'indietro. Questo per far sì che la lingua, che è un muscolo, ritorni nella posizione idonea per far sì che la trachea sia pervia. Altra cosa importante da fare è controllare la pervietà delle vie aeree, quindi nella bocca c'è qualcosa, riesco a vederla? Allora, se affiora, come diceva Giampaolo, se affiora un oggetto estraneo dalla bocca, con il mignolo ad uncino cercherò di estrarlo, altrimenti la lascio lì. Quindi sono pochi istanti, io dedico a questa pervietà delle vie aeree, quindi della bocca, pochi istanti, quindi non perderò molto, molto tempo. Quindi la cosa importante è non mettere le dita o comunque cercando di mettere la mano nella bocca, questo non va assolutamente fatto. Quindi mignolo ad uncino, se affiora bene riesco a toglierlo, altrimenti la lascerò. Ed effettuerò 5 insufflazioni, quindi farò un bel respiro chiudendo il naso al bambino, insufflerò, quindi soffierò nella bocca del bambino per 5 volte, ricordandoci di lasciare tra un'insufflazione e l'altra, di rilasciare il naso. Allora, abbiamo iniziato, quindi 1, con la coda dell'occhio io guardo la gabbia toracica, perché ci deve essere espansione della gabbia toracica, quindi se c'è espansione vuol dire che le mie insufflazioni stanno andando a buon fine. Altra cosa importante mentre i colleghi effettuano le 5 insufflazioni è non dobbiamo iperventilare, cioè non dobbiamo mandare troppa aria nei polmoni del bambino, perché questo potrebbe provocare il vomito. Vomito che potrebbe anche andare dall'esofago, potrebbe ritornare nella trachea, quindi provocando seri problemi. Quindi 5 insufflazioni, a queste 5 insufflazioni seguiranno 30 compressioni toraciche. In che modo si effettuano? Allora, si traccia una linea immaginaria lungo i capezzoli. Al centro di questa linea e leggermente al di sotto di questa linea si posiziona il palmo della mano, va bene? E si effettuano 30 compressioni con questo ritmo. Vediamo un po'. Ecco, questo è il ritmo con il quale si devono effettuare le compressioni. Ricordiamo che il bambino, maggiormente il lattante, hanno un battito molto più accelerato rispetto all'adulto, per cui il ritmo da portare è quello effettuato dai colleghi. A queste 30 compressioni seguiranno 2 insufflazioni uguali a quelle che abbiamo visto prima, solo che ne effettuo 2. Quindi a partire da questo momento il ritmo da tenere è di 30 compressioni e 2 insufflazioni, quindi si va avanti con 30 compressioni e 2 insufflazioni, si va avanti per 5 cicli della durata di circa un minuto, va bene? Passato il minuto, 10 secondi di valutazione, quindi si rivaluta lo stato vitale del bambino, quindi noi abbiamo un acronimo motore, movimento, tosse, respiro, R, quindi motore, le iniziali di queste tre parole, motore. Quindi in questi 10 secondi rivaluterò il bambino, quindi si muove? Gli arti si muovono? Ha tosse? Sta respirando? Allora, se c'è uno di questi elementi, quindi se si sta muovendo, se sta tossendo o se sta respirando, io mi fermo, altrimenti se non ci sono i segni motore vado avanti sempre al ritmo di 30 compressioni e 2 insufflazioni fino all'arrivo dei sanitari. Quindi quando arriverà il medico io delego al medico la rianimazione del bambino. Quindi questo è la rianimazione RCP, oppure mi fermerò, l'abbiamo detto prima, quando ci sono segni di ripresa, e l'altra mi fermo per sfinimento del soccorritore, ma nessuno ovviamente lascerebbe in quello stato il bambino. Ecco, ci sono domande? Ecco, prego.
Heinrich, lo vogliamo rivedere? Esatto, sì, sì. Allora il signore mi chiedeva, nella manovra di Emilich che Andrea sta facendo vedere, ricordiamo, noi scopriamo il bambino giusto per trovare la posizione giusta, un gioco di parole, la posizione idonea per posizionare il nostro pollice e l'indice. Una volta effettuata la C, no, la C ci serve soltanto per posizionare l'altra mano chiusa a pugno, pollice imboscato, la mettiamo all'interno della C ed effettuiamo la manovra di Emilich. Sì. Ecco, magari sbaglieremo la prima ventilazione dando poco ossigeno, quindi vedremo con la coda dell'occhio che non c'è espansione della gabbia toracica, oppure ne diamo molto, allora ci regoliamo in base alla prima insufflazione in modo che poi le altre siano corrette. Esatto, è come un palloncino, se no gonfiamo troppo il palloncino il pallone si scoppia. Va bene, altre domande? È un terzo della corporatura del bambino, sono 3-4 centimetri circa. Sì, con una mano, mentre nel lattante vediamo tra pochissimo, nell'adulto invece si effettua con due mani. Prego. Sì, allora adesso li facciamo vedere. Allora io ho detto che nelle insufflazioni, la signora mi chiedeva prima, nelle insufflazioni si chiude il naso, poi si rilascia, allora rifacciamo vedere. 5 insufflazioni di emergenza, allora alla testa del bambino c'è una modica estensione, poi chiudo il naso, faccio un bel respiro, insufflo, rialzo la testa, lascio, aspetta, allora facciamo, allora, rifacciamo vedere. Allora, modica estensione della testa, chiudo il naso del bambino, faccio un bel respiro e insufflo, dopodiché alzo la testa, rilascio il naso, chiudo il naso e insufflo nuovamente, va bene? Altrimenti se io mentre insufflo lascio il naso aperto, l'aria esce fuori dal naso. Benissimo, altre domande? Se non ci sono altre domande io andrei, ecco c'è in fondo. Allora, la signora mi chiede se c'è un bambino che sta soffocando perché ha ingerito uno spaghetto. È la stessa cosa, la prima cosa da fare se sta tossendo, noi cosa facciamo? Nulla. Prima nella scenetta abbiamo detto ad Onofrio tossisci, bambino tossisci, anche qui spaghetto, un corpo estraneo, se tossisce buon segno perché la tosse cercherà di favorire l'espulsione naturale del corpo estraneo. Andrò ad effettuare le manovre solo ed esclusivamente quando il bambino è cosciente e non respira più, non emette suoni, non piange ed è diventato cianotico. Questi sono gli elementi per i quali si deve intervenire. C'è qualche altra domanda? Per estrarre il corpo? Allora, se io vedo il corpo estraneo, non puoi mettere le dita tutte e due a pinzare, a estrarre il corpo estraneo. Quindi se io riesco, allora si devono dedicare pochi istanti perché ci sono le insufflazioni che hanno priorità rispetto a questa manovra. Allora se io vedo che affiora un corpo estraneo e riesco a toglierlo, mignolo ad uncino e lo toglierò, basta, finisce lì. Però una domanda io mi sarei aspettata, qualcuno mi poteva chiedere, ma come mai c'è un corpo estraneo, io insufflo ma non va più giù? Lei mi stava chiedendo questa cosa. Ecco, grazie, l'ho anticipata. Sì, allora, la domanda sarebbe stata più che accettabile. La risposta è sì, può andare più giù. Però lei è il medico, quindi mi può correggere se sbaglio, se dico qualche... Allora, se io mando giù, quindi mentre sto insufflando, ho un corpo magari fermo a metà trachea, se io insufflo, può andare giù. Però ad un certo punto la trachea si biforca nell'alveolo destro e l'alveolo sinistro, quindi può andare in una delle due biforcazioni, quindi si occluderà completamente uno, l'altro sarà libero e quindi l'aria arriverà nei polmoni, polmoni che poi ossigeneranno il sangue e andrà sangue ossigenato al cervello. Quindi io risolvo il problema in questo modo.
Altre domande alla signora laggiù? Allora, io adesso passerei un attimo, che ne dice? Ah, c'era già il lattante, quindi cambiamo i manichini, vediamo subito il lattante, poi vedremo nelle isole, perché chi vuole trattenersi con noi e fare le manovre, siamo qui anche per questo, quindi vi facciamo provare sui nostri manichini le manovre. Prego. Se c'è il vomito mentre si fanno le operazioni. Ecco, questa è un'altra domanda molto, molto importante. Il vomito, mi chiedeva il signore laggiù, il vomito. Il vomito va trattato in modo diverso rispetto all'ostruzione della quale stiamo parlando questa sera. Questa sera noi stiamo trattando della occlusione, quindi ostruzione da corpo estraneo, e il vomito o comunque il rigurgito nel lattante non è considerato proprio un corpo estraneo, ma è un liquido. Allora, nel lattante, facciamo vedere il lattante, nel caso di vomito da rigurgito per esempio, possiamo prendere il lattante nella posizione che ci sta facendo vedere Andrea, lo possiamo prendere così, o meglio ancora, con la mano prende la mandibola del bambino e lo lasciamo lì in una posizione neutra, la chiamiamo noi. Quindi questa favorirà la fuoriuscita del liquido, va bene? Poi eventualmente, se il bambino con i grumi non dovesse più respirare e quindi si dovesse ostruire, allora cambia il protocollo e quindi parliamo di ostruzione da corpo estraneo che stiamo per fare vedere, va bene? Allora, lattante va da 0 ai 12 mesi, abbiamo visto, anche qui non stiamo poi con la bilancia, con il metro, perché insomma andiamo subito a interagire. Allora, contestualizziamo anche qui, ricordatevi sempre l'ambiente sicuro. Ambiente sicuro, qualcuno si chiederà, anche nel lattante? Sì, perché magari si pensi ad un ambiente domestico, la mamma sta cucinando, il bambino sta tossendo perché magari ha preso un giocattolo dell'altro fratello, oppure in questo caso magari c'è una fuoriuscita di gas. Allora noi soccorritori che abitiamo nella palazzina vicina, la prima cosa che facciamo quando entriamo nella casa è aprire la finestra, no? Quindi l'ambiente dobbiamo sempre renderlo sicuro. Quindi prima cosa da fare, qui non possiamo incitare il bambino a tossire ovviamente, perché a quell'età, 3-4 mesi per esempio, non ci capisce. Quindi lo prendiamo dalla mandibola e lo posizioniamo sempre in modo neutro. In questo caso, come lo chiamiamo questo bambino? Nome? Gioele, vai. Allora, il bambino quindi sta tossendo, mettiamo in una posizione neutra e aspettiamo fino a quando? Fino a quando la situazione non migliori da sola oppure peggiora. Se peggiora vuol dire che il bambino non respira più, non emette suoni, prima piangeva, si dimenava, adesso non respira, non emette suoni, in più è diventato cianotico. Ecco, questo è il momento in cui si deve intervenire. Anche qui la prima cosa da fare è chiamare, allertare o fare chiamare il 118. Quindi se siamo da soli possiamo aprire la finestra, gridare aiuto, aiuto, c'è un bambino con difficoltà respiratorie, oppure se siamo in presenza di altre persone adulte possiamo incaricare quella persona dicendo tu chiama il 118 e di che c'è un bambino, un lattante con difficoltà respiratorie, e iniziamo subito le manovre di disostruzione, manovre che nel lattante si possono fare o nella posizione vista prima ad arciere, oppure si possono fare come sta facendo vedere Antimo da seduti, va bene? Allora Andrea fai in piedi, cioè in piedi così ad arciere, e Antimo da seduti. La prima cosa da effettuare quindi è prendere il lattante per la mandibola, l'unica parte dura della testa, perché il cranio non è ancora completamente chiuso, quindi c'è la zona delle fontanelle, quindi si deve prendere il bambino solo per la mandibola, e lo posizioniamo sul nostro avambraccio e posizioniamo il nostro avambraccio sulla gamba che è diventato un piano rigido. Anche qui posizione del bambino declive, cioè la testa deve stare più giù rispetto al resto del corpo. Anche qui, come nel bambino, la prima cosa da fare sono le 5 pacche interscapolari con via di fuga laterale. Allora, pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Anche qui, se dalla terza, quarta pacca potrebbe liberarsi, se abbiamo effettuato correttamente le pacche,
altrimenti si va avanti con le manovre, quindi mano dietro la nuca del bambino, giro il bambino come se fosse un sandwich. Andrea sta cambiando gamba, quindi braccio destro, gamba destra, quindi mi posiziono in questo modo. L'importante è comunque tenere la testa neutra rispetto al resto del corpo, va bene? Posizione declive anche qui, scopro il lattante se lo posso fare, traccio una linea immaginaria lungo i capezzoli, al centro di questa linea leggermente al di sotto, con le due dita medio e anulare in questo modo unite, possibilmente dello stesso livello, effettuerò le 5 compressioni toraciche. Devono essere lente e profonde, devo scendere di 3-4 cm. Allora, pronti? 1, 2, quindi lente e profonde, 3, 4 e 5. Allora, i più vicini avranno sentito che c'è uno sfiato, nel manichino si è sentito uno sfiato, quelli che stavano proprio vicini. Immaginate se io mettessi nel manichino una pallina. Immaginate quello che succede, quindi la pallina con lo sfiato viene espulsa fuori. Nello stesso modo, se il bambino ha un corpo estraneo, facendo queste manovre che sono disostruenti, viene espulso, proprio parte a razzo, il corpo estraneo. Ovviamente può succedere anche il contrario, cioè che il corpo estraneo sia conficcato giù fino alle vie aeree, quindi non succede nulla, io non demordo, vado avanti alternando le compressioni alle pacche che ho visto prima. È molto più semplice farle che dirle. Allora, vai, 1, 2, 3, 4 e 5, e vado ancora avanti se il bambino non ha espulso il corpo estraneo. Facciamoli vedere. 1, 2, 3, 4 e 5. E vado avanti fino a quando? Fino a quando il bambino non si libera, quindi emette un suono, oppure fino a quando il bambino diventa incosciente. Anche qui è incosciente perché mi accorgo che perde tonicità muscolare. Allora, in questo caso mi fermo con queste manovre, perché sappiamo che queste manovre si fanno sul bambino cosciente, quindi il bambino adesso è diventato incosciente. La prima cosa da fare è fermarsi e chiamare immediatamente il 118. Quindi faccio chiamare il 118, se sono da solo, abbiamo detto prima, è l'unico momento in cui lascio il lattante in quello stato, corro a chiamare il 118. E, ovviamente si dirà, c'è un lattante, prima abbiamo detto con difficoltà respiratorie, adesso dobbiamo dire che c'è un bambino, un lattante incosciente, e iniziamo immediatamente le manovre, l'RCP, quindi rianimazione cardiopolmonare. Allora, Andrea sta facendo vedere che nel lattante è necessario mettere un supporto, che in questo caso è costituito da dei fogli, da un libro, ma se noi siamo, che ne so, vicino al fasciatoio, possiamo prendere degli asciugamani, uno spessore di 2-3 cm, per posizionarlo lì sotto la spalla, quindi dietro la nuca. Perché questo? Perché il bambino, lo sappiamo, ha una testa enorme, sproporzionata rispetto al resto del corpo. Quindi se io non mettessi nulla, cosa succederebbe? La testa andrebbe in avanti e mi occluderebbe le vie aeree, quindi si strozzerebbe la trachea. Come un tubo di acqua, io lo piego, si strozza, quindi non passa l'aria. Quindi mettendo quel supporto io facilito la pervietà delle vie aeree e quindi la posizione della testa neutra. Quindi ecco la differenza tra il bambino e il lattante. Nel bambino, ricordate, c'era una modica estensione, la testa la posizionavo leggermente all'indietro. Qui è necessario che la testa sia neutra, quindi in posizione orizzontale rispetto al resto del corpo, quindi il bambino guarda direttamente in modo perpendicolare il soffitto. Quindi guarderò nella bocca, c'è qualcosa? Posso toglierla? Quindi se c'è un corpo che affiora sempre con il mignolo, lo toglierò, altrimenti vado avanti immediatamente con le manovre che seguono, e cioè con 5 insufflazioni. La cosa importante prima di iniziare, Andrea, è che nel lattante le insufflazioni vengono fatte bocca del soccorritore, bocca naso del lattante. Quindi questo perché intanto la bocca del soccorritore è più grande, molto più grande rispetto alla bocca del bambino,
E poi, ha detto il collega Giampaolo, il lattante respira principalmente con le narici, quindi con il naso, come i cavalli respirano nello stesso modo, quindi do priorità a insufflare aria nel lattante utilizzando il naso. Allora, bocca, bocca, naso. Uno, anche qui guarderò la gabbia toracica, ci deve essere espansione della gabbia toracica, significa che l'aria che sto insufflando sta arrivando nei polmoni. Eviterò l'iperventilazione, abbiamo detto che cosa nuovo. Quindi ho fatto 5 insufflazioni, devono seguire 30 compressioni. Allora, le compressioni vengono effettuate posizionando sempre le due dita, ecco l'altra differenza rispetto al bambino, due dita che vengono posizionate sempre tracciando la linea immaginaria lungo i capezzoli e posizionando queste due dita al centro dello sterno, leggermente più sotto. Il ritmo, l'abbiamo pure detto prima, è molto più veloce rispetto a quello del bambino. Allora, braccio rigido, pronti? Via, 30. Ovviamente poi si parlerà ad alta voce, si misurerà, perché nel frattempo quando arriverà poi il medico dovrà sapere a quante compressioni siamo e quanto tempo è passato dalla prima compressione. Quindi 30 compressioni seguite da 2 insufflazioni, sempre bocca, bocca, naso del bambino. E andiamo avanti, 30 compressioni e 2 insufflazioni. Andiamo avanti per un minuto, sono circa 5 cicli. Superato questo minuto, farò una rivalutazione del bambino. Quindi ci sono segni di motore, movimento, c'è movimento, muove un arto inferiore, superiore, tossisce, respira. Allora, soltanto se c'è presenza di uno di questi segni mi fermo, altrimenti vado avanti e andrò avanti fino all'arrivo dei sanitari, oppure, ultima chance, fino a sfinimento del soccorritore, però anche qui, insomma, non lo faremo assolutamente mai. Allora, ci sono domande? Domande, prego. Ma secondo questi segni, no, il bambino potrà assumere, sì, lo potrò alzare, non è importante, può anche stare seduto, non ci sono problemi. L'importante è che io mi fermi, non devo fare le compressioni su un paziente cosciente, le compressioni perché sono abbastanza invasive. Se io sono cosciente e qualcuno viene e mi fa le compressioni, insomma, non è una cosa bella. Quindi mi fermo e metterò il bambino, il braccio, va bene? Altre domande? Prego. No, è una posizione, dipende, è cosciente o incosciente? È cosciente. È incosciente? No, io estraggo quello che posso estrarre, il bambino è ancora incosciente, quindi devo andare avanti con le manovre, lo lascio supino. Sì, può essere che sia solo una parte di questo corpo estraneo, magari l'altro pezzo di peluche che hai ingoiato sia ancora nelle vie aeree, quindi lo lascerò così, anche perché lo devo preparare per l'RCP, la rianimazione cardiopolmonare. Altre domande? Non penso, eccola, arriva.